lacero posteriore, lì dentro nasce, scende la fibra del nervo vago e si occupa di gestire tutta la parte parasimpatica, l'intuinazione, il torace, il cuore, stomaco, tutta una parte dell'intestino fino a circa la prima parte del colon ascendente, del colon trasverso, e il resto dopo viene controllato dalla parte più bassa. Quindi abbiamo delle manovre che sono per stimolare, possiamo stimolare anche il ciclo mestruale di una donna quando è bloccato. Funziona sempre, dipende da qual è la causa. Spesso abbiamo una riattivazione, per cui le nostre mani agiscono sul corpo e attraverso di esso, attraverso questa azione, riportano in equilibrio. Questa è una delle vie, quella più comprensibile, e oggi vogliamo presentare di più, però attraverso la mano è possibile ottenere questo. E allora, le nostre mani sono le mani di una persona che entra in contatto con un'altra persona. Non sono, cioè se prendo una mano di plastica e ve la metto addosso, non funziona, va bene? Ma neanche se faccio una mano di plastica che ha la stessa temperatura, la stessa consistenza, la stessa traspirazione, non è viva. Gli manca lo spirito vitale, ok? Allora, le mani di una persona entrano in contatto con un'altra persona, sono strumenti per conoscere, per fare e per amare, va bene? Quindi, sono strumenti vivi di comunicazione, per dare e per ricevere, quello che sono le mani. Quando conosciamo qualcuno, gli diamo la mano, è aperta perché gli faccio vedere che non ho niente per ferire. E così ci conosciamo attraverso le mani, è il nostro contatto, è la cosa più bella che c'è, ma difficilmente riusciamo a ottenere l'amore, perché tra uomo e uomo è meglio di no, uomo e donna sono ancora peggio di denunciare. A casa va bene, la prima parte che si rompe quando c'è un distacco non è che si smette di parlare, non ci tocchiamo di sentire, mi dà fastidio. Sento gli aghi dentro, e è mai successo, quando c'è il contatto con qualcuno che non ha, sentite gli aghi dentro. Sono strumenti vivi per comunicare, per dare e per ricevere, per creare e per crescere. Quindi le nostre mani sono una via su cui viaggia la vita, ma anche le vostre. Se avete dei figli, toccateli, perché un bambino senza contatto muore. Gli deve essere dato, se non ci sono patologie particolari che vi devono per forza mettere in incubatrice lontano da voi, ma fategli in qualche modo sentire che ci siete. Va bene? Il contatto serve, dovete toccare. Va bene? Vi toccate con le mani, fate con le mani. E il contadino che lavora con le mani sta meglio rispetto a quello che pensa tutti i giorni, che crea qualcosa che non si può toccare, non si può vedere. Il nostro obiettivo è proprio questo, sviluppare una coscienza, una cultura di questo. Va bene? Io ho finito. Grazie. La mia intenzione era quella di farvi conoscere qualcosa dell'osteopatia, in modo che adesso, se qualcuno vi dice ma che cos'è l'osteopatia, come funziona, avete qualche idea in più. Non credo di aver passato tutto quello che si può dire sull'osteopatia. Molto probabilmente se vi dico come funziona un trattamento, non lo sapete, non lo immaginate ancora. È una cosa molto semplice, la persona viene, parla, si vedono quali sono i sintomi, ci si mette in croce, si sente e si comincia ad agire un po' alla volta, si cresce insieme. Niente di tragico, ma è estremamente efficace. Ma non è questo che mi interessava farvi capire la potenzialità e il tipo di ragionamento che utilizza uno osteopata e su cosa va a lavorare. Quindi se voi avete quel tipo di sensibilità, quel tipo di modo di pensare, lì potete trovare una risposta che è fine ai vostri bisogni. Va bene? Io vi ringrazio per la presenza, siete stati qua fino adesso, siete stati bravissimi, non vi siete addormentati, nonostante un po' ossigeno e ora. Io vi invito a essere presenti anche al prossimo incontro, che personalmente ho già visto Filippo Sales parlare, che chiacchierare, è uno dei miei docenti, come lo è Matteo Penzo, nella nostra scuola di formazione. E è estremamente efficace nella comunicazione, perché lui si occupa naturalmente di comunicazione, e quindi vi invito ad esserci proprio per voi. Noi adesso parte le slide che verranno pubblicate sul sito, se qualcuno ha difficoltà
c'è la mail, mi mandate le vostre mail con le vostre domande, io le giro a Roberta, che è la nostra collaboratrice, che si occupa proprio della comunicazione, che è un aiuto prezioso, per quanto ormai è diventato spalla destra, gamba destra, a parte i docenti che vengono dall'altra parte, però io la ringrazio e ringrazio la vostra presenza, di ognuno di voi. Allora, ci sono persone che conosco, persone che non conosco, però ci sono persone che ho visto cambiare perché hanno capito alcune cose della loro esistenza, ma stanno cambiando, ma quello che cambia non si vede solo nella loro espressione di viso, ma in quello che fanno. Io vedo la gente che lavora con un amore, una passione diversa, lo leggo, entro dentro le cose che faccio, io vedo la presenza di una persona che sta cambiando, perché se entro in una stanza c'è stata quella persona, vedo come ha lavorato diversamente da un anno fa a oggi. Per cui è percepibile, basta solo fare attenzione. Vi invito a fare attenzione. Cioè, questa è una buona cosa. Attenzione e silenzio. Il resto, un po' la volta. Va bene? Buona serata, buona giornata.